Il 31 dicembre termina il mandato del direttivo del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, presieduto da Amilcare Troiano. Nel 2014 il Ministero dell'Ambiente dovrà provvedere al rinnovo, al quale dovrà contribuire anche l'Assemblea dei Sindaci, indicando i suoi 5 delegati. 5 nomi che gli amministratori tardano a scegliere. Le riunioni indette per l'indicazione continuano ad andare deserte. Non aspira alla corsa il consigliere uscente del direttivo, Vittorio Esposito. Bisogna cambiare rotta, io non mi candido al Consiglio del Parco, lo potrei fare perché in questo momento è di politica nazionale, però non ritengo che sia un'esperienza per me negativa, perché ho visto il distacco proprio tra il territorio e i consiglieri del Parco. Ma lei non ha partecipato alle sedute del direttivo? Da circa un anno e mezzo non partecipo più, perché ritengo che non c'era programmazione, ognuno andava là e si faceva qualcosa di proprio, e lo dico, andava là, si pigliava qualche cartellina, se la portava, ma non è questo di gestire un ente così importante per il territorio, così strategico per la vita politica di questo territorio. Poi la sua idea sul futuro presidente. Sul presidente credo che debba essere una personalità del territorio con spiccate caratteristiche di gioventù, prima di tutto, che abbia una mentalità di sviluppo reale del territorio. Quali sono i nomi in ballo? Io dico solo che le caratteristiche di chi va al parco sia soprattutto un. Io ho sentito anche il nome del mio amico Carmelo Conte, però onestamente non lo vedo ex ministro delle aree urbane, leader del Partito Socialista, che va in un ente parco che in questo momento lui penso che non abbia le energie necessarie per dare quella spinta al parco. E in questo momento penso che ci voglia un cittadino del parco, un cittadino del parco. Che abbia delle, andiamolo a pigliare alla Bocconi, andiamolo a pigliare da qualche altra parte, che sia cittadino del nostro territorio. Al termine del telegiornale potrete seguire l'intervento integrale di Esposito sulla questione parco e sui nuovi progetti del Consorzio di Bacino Salerno 3, di cui è presidente.